di editoriale online Gualtieri sfila anche, che hanno registrato i bambini di due coppie di madri siamo un milione, mai visti così tante persone, dicono gli organizzatori dell'edizione del 2023 The Pride, che quest'anno si è concentrato sul concetto resistenza ed è stato accompagnato dalla controversia per il patrocinio concesso per la prima volta e poi ritirato dalla Regione Lazio e per le registrazioni bambini due coppie madri fatte ieri dal sindaco Gualtieri, in cima alla processione. 35 carri di Piazza della Repubblica hanno raggiunto i buchi imperiali, intorno alle persone arcobaleno che da tutta l'Italia hanno raggiunto la capitale per l'appuntamento. Da oggi la resistenza della nostra comunità a questo diritto, a questo governo Meloni Mario Colamarino, portavoce dell'evento e presidente del Mario Mieli Club, ciò che è accaduto con il patrocinio della Regione di Lazio l'ennesima prova di ciò che è giusto omofobo cialtrona. In prima fila, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che è salito sul carrello degli organizzatori da dove ha anche intonato Bella Ciao. Roma è in prima fila nelle battaglie per riconoscere i diritti di tutti, ha detto il primo cittadino di La Capitale. Oggi ieri sono arrivate le domande sulla trascrizione dei documenti. Ci sono frasi molto chiare e univocali della Cassazione e dicono che la trascrizione di questi casi, che stiamo parlando di una fecondazione eterologa, sono legittime e sbito a essere discriminazione. Non è chiaro perché non possa essere fatto. All'evento, che secondo le fonti del quartier generale polizia ha visto la partecipazione di 40.000 persone, anche il segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, il Partito Democratico sarà sempre nei luoghi della protezione e promozione dei diritti LGBTQ. A partire dal matrimonio egualitario, le adozioni e il riconoscimento dei figli delle coppie di omogenei. In masseria da Vespa. Ad esempio, arcobaleno. Ma è anche diminuito nella fucsia queer, molti slogan per rivendicare i corretti. Oggi. Dopo Gualtieri Schlein, l'esponente della Quarto Maria Elena Boschi sfila, le persone che si manifestano qui in pace e allegra sono parte del nostro Stato, non sono cittadini serie B, su uno dei carri anche il leader dell'Europa, Emma Bonino, il segretario Riccardo Maggi. A Venere di Botticelli sfila anche quello della richiesta apertura alla meraviglia. Ma nella versione LGBT indossare una maglietta con la parola aperto all'amore. Oltre alla processione nella capitale, la sfilata dei diritti ha anche attraversato altre 8 città. Spiega Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay. Questi 9 orgogliosi, fase una stagione record dell'Onda Orgoglio con oltre 50 sfilate, sono la migliore risposta al balletto alcune istituzioni, che ci mostrano il lavoro coloro che non conoscono che inizia.